Facebook nel frattempo, abbiamo salutato gli amici che ci seguono, ma avrete avuto modo di sentire che in sottofondo, insomma, è lui, non è lui, è lui. Diamo il benvenuto a Gazebo, Paul Mazzolini, grazie per essere qui con noi, ben trovato, ben trovato. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, stiamo cercando, attimo che ho qualche problema di linea qui, magari chiamiamo anche il nostro fonico Vincenzo Cusumano, ci dà una mano. Pronto? Sì, adesso ci siamo, perfetto. Perfetto. Allora, mamma mia, oggi presentare, insomma, questo spazio interviste mi dà una responsabilità incredibile, prima di tutto perché mi faccio un po' portavoce di tutti coloro che sono cresciuti attraverso la tua musica, quindi ti sono sicuramente tanto riconoscenti e perché hai veramente lasciato un segno, no? E continui a farlo con i tuoi testi che sono veramente profondi. Beh, questo mi fa immensamente piacere, insomma, anche se non so se merito tanto, insomma. Credo che sia la musica che poi, insomma, in qualche modo, soprattutto, insomma, voi due che quattro pezzi di quel periodo lì, tanto, insomma, che hanno in qualche modo, sono rimasti poi nell'immaginario, insomma, collettivo. Allora, io penso che un grande contributo l'hai dato intanto con questi pezzi articolati che non sono soliti, ecco, insomma, che sono profondi, al di là del fatto che tu abbia toccato in passato appunto una sonorità che ha aperto un mondo, devo dire, no? Però dando a questi tuoi testi veramente, insomma, qualcosa di importante, no? Una lettura che non è da tutti, quindi noi te la riconosciamo, questo proprio lo dobbiamo dire e lo dobbiamo gridare, perché va detto. Il tuo primo successo, Masterpiece, insomma, quello in cui hai debuttato, che veramente ti ha dato proprio il lancio per poi chiaramente affrontare altri importanti successi. Raccontami un po' come nasce questo tuo brano. Ah, io diciamo che in quel periodo stavo facendo da più tutto Io continuo un attimino, ti fermo un attimo perché ho problemi con la console, che mi ha raggiunto Vincenzo Cusumano che mi dà una mano sempre quando sono in diretta, succedono cose di questo genere e subito a riusciamo a te. sentirci? Adesso perfettamente, bene. Ah, ok. No, dicevo che insomma era l'epoca, negli anni 80, dove io facevo l'università, andavo su e giù a Londra per suonare, insomma, suonavo in varie band. E in quel periodo c'era questa musica che poi è stata battezzata New Wave, no? In inglese, che... Mi senti? Sì, Ah, ok, assolutamente, ti no. Per sentiamo. accertarmi, no? Stessi Fatto bene, parlando fatto bene. tu. E di conseguenza ero molto affascinato, perché io vengo un po' negli anni 70, la musica progressive, la musica classica, eccetera. E invece la New Wave ha portato, era un po' il post-punk, era questa nuova ondata con una musica più semplice, se vogliamo, dal punto di vista formale, ma con questa grande innovazione degli strumenti elettronici che stavano uscendo in quel periodo. E anche a livello estetico, questa rivisitazione un po' dell'Europa decadente degli anni 30, no? Con questi look molto eleganti, molto. E in questi club, tipo il Beach Club di Londra, è nato un po' la New Romantics, l'ondata che ha generato i Duran Duran, Spandau Ballet, il Boy George, eccetera. E io sono frequentato quei locali, poi tornando a Roma mi dicevo che era strano che in Italia, insomma, a quell'epoca non c'era di social, non si capiva bene che succedeva in giro per il mondo, mi sembra strano che nessuno avesse pensato di assimilare queste idee, insomma, in qualche modo. Per cui ho miscelato un po' quello che era il mio background musicale con queste sonorità elettroniche, con la melodia italiana, insomma, che ci porta il distinguere dagli altri. E così è nato Masterpiece, che è diventato anche una specie di capostipite, insomma, di nuovo genere musicale, che poi negli anni 80 ha fatto dei grandi numeri che... È stato copiato, imitato, amato comunque Esatto, tantissimo. che poi sono anche chiamato Italo Disco, Italo Disco. come spaghetti western negli anni 70, eccetera. Per cui siamo riusciti cantando in inglese, facendo prodotti in Italia, però cantando in inglese, a conquistare le classifiche in giro per il mondo, con Raf, con Spagna, con
con Mike Francis, eccetera. Insomma, per cui abbiamo fatto, è stata veramente un'ondata molto bella, molto interessante e positiva. Allora, io vorrei dirti questa frase che secondo me ti riporta indietro nel tempo, no? Hey man, good luck, ti trovavi in Germania, penso fosse il Festival Bar e tu subito dopo dovevi esibirti e prima di te c'era Elton John. Sì, beh, a quei tempi era appena uscito, ma ci fu l'opportunità di fare una trasmissione molto importante in Germania, io facevo ancora la preporta in un locale per pagarmi le bollette. Per cui andai a fare questa cosa a Bremen, in questo tipo Festival Bar, insomma, una cosa del genere, e dovetti cantare subito dopo Elton John, per cui lui scendeva dal backstage, io salivo, e mi fece un sorriso, un occhiolino, mi dicevo, buona fortuna, dai, io non puoi immaginare che è stato stavolta. Mamma mia che invidia, guarda. Allora, dietro un grande uomo c'è chiaramente una grande donna, quindi saluto tua moglie e i tuoi figli, che tra l'altro so che stanno seguendo anche loro un po' questa esperienza musicale, anche se su sonorità diverse dalle tue. Sì, beh, chiaramente loro sono nati negli anni 90, insomma, per cui è chiaro che il background è diverso, anche se poi quando sono qua in studio, avendo studiato anche loro tanta musica classica, eccetera, hanno il tipo di una figura enorme di niente, perché è un chitarrista che addirittura è degli anni 60. La cosa bella è che hanno avuto l'opportunità di avere una bella apertura mentale, ascoltano di tutto, se non dagli anni 60 in poi, compreso appunto la musica di oggi, ed è normale. C'è una cosa che mi ha molto emozionato, abbiamo anche avuto modo di ascoltare il brano all'inizio programmazione, The Man of the Window, cioè un brano che tu hai dedicato al Papa. Sì. Papa Giovanni Paolo II. Esatto. Beh, è una canzone che è stata scritta di getto, però nelle ultime fasi di saggio del mio disco del 2007-2006, quando c'era stato il funerale, insomma, di Giovanni Paolo II. E c'era questa figura, insomma, del suo personaggio che era sicuramente al di sopra, insomma, del discorso prettamente religioso, no? Era veramente un personaggio mediatico a tutti gli effetti, era una rock star. Vero. E c'era questa immagine incredibile di lui su questa famosa finestra che dà su Piazza della Piazza di San Pietro, praticamente a poche ore dalla morte. In qualche modo lui stava dicendo di saluto, no? Ti stava salutando. Ne sto andando, però ecco, non riuscivo a parlare perché chiaramente aveva le sue malattie, insomma, che aveva preso piede. E questo gesto di rabbia, di stizza verso se stesso, diede un pugno al leggio, no? Sapendo, rendendosi conto che magari era un gesto di debolezza, anche quello, e sapendo che magari lo stavano guardando ai miliardi, perché voglio dire, quando c'era Papa alla finestra, c'erano miliardi di persone che lo guardavano. E questo io l'ho trovato veramente commovente, questa persona che a poche ore dall'addio, insomma, ha avuto comunque vivere il personaggio fino in fondo, insomma, in diretta più cura anche a tutti. E questo mi ha ispirato questa risposta. A me sta battendo il cuore forte forte, anche perché sottolinea la tua grande sensibilità, una cosa incredibile. Con questo brano davvero, cioè niente, conosce anche un po' la storia, come è nato, mi ha particolarmente colpito. Ma voltiamo pagina, adesso andiamo in direzione Light Chopin Coronavirus, ma prima di farlo, giusto per riprenderci da questo momento, so che tu hai iniziato a suonare la chitarra a 10 anni, che tra l'altro c'è un aneddoto legato, insomma, al fatto che tu hai preso la chitarra per la prima volta perché volevi fare colpo su una ragazza e poi ti è andata anche male, malissimo, devo dire. Sì, stavo in questa scuola a Copenaghen, in Danimarca, perché papà era un diplomatico, insomma. Io sono in questa scuola internazionale dove quasi una scuola che esiste ancora, famosa per essere stata la prima scuola hippie al mondo, per cui era gestita da hippie e non c'erano distinzioni di sesso, di età, di qualsiasi genere. E si entrava in classe, c'erano gli animali in classe, c'erano gli strumenti e c'era questa ragazzina bionda tedesca molto carina, fino all'epoca aveva 9 anni. Per cui la prima cotta è quella platonica. Esatto, e così pensai, ma magari ho visto che guardava un ragazzetto irlandese che stava sempre sulla chitarra, dice, beh, anch'io quasi quasi mi imparo a suonare la chitarra, magari riesco a tirare la sua attenzione.
invece non è successo, però mi è rimasta la chitarra perché mamma era una grande sponsor per me. Ti ha sostenuto tantissimo. Esatto, mi ha comprato tutto quello che riguarda la musica, non c'erano problemi di budget. Mi ha comprato subito una chitarra e da lì insomma, è nata questa enorme passione. Insomma. Che poi tu parli 5 lingue, hai provato chiaramente, cioè volevi suonare la tua chitarra, ma in realtà essendo di madrelingua inglese, insomma poi alla fine... ti ritrovai a fare comunque il frontman. Bene, noi siamo pronti, vorrei veramente trattenerti di più, strappolare ancora altre news, quindi ti aspetto ancora, ma adesso parliamo dell'Ex Chopin, questa nuova versione che tu hai dedicato a chi si è messo in prima linea. Due parole per descrivere questo nuovo traguardo, perché comunque ho visto che già su Spotify veramente i numeri non si possono, cioè sono tantissimi. Eh sì, è stata una sorpresa anche per me, cioè, è nata sull'idea del fatto che noi durante il Covid, il lockdown, abbiamo fatto questi flash mob da casa, con la chitarra, col pianoforte, in acustica, tra l'altro siamo tutti sulla mia pagina di YouTube. E poi ho pensato, perché non fare sentire le persone con l'occasione di ringraziare, diciamo, fondamentalmente tutti i medici, infermieri, tutti coloro che erano in prima linea, insomma, in quel momento drammatico, non so se vi ricordate quando... C'era una situazione incredibile. Mi è sembrato giusto fare questa versione chiedendo ai musicisti di suonare da casa, perché ognuno di loro ha suonato da casa. La versione che noi facciamo dal vivo di solito con la band, con la chitarra, eccetera, una versione un po' diversa. Niente, insomma, l'ho montata molto in fretta, mi ha fatto un video molto carino, fatto in 2 ore così. Ed era semplicemente nata per dire grazie, insomma, senza nessun altro. Insomma, mi fa molto piacere che è stato ricevuto molto bene, molta gente è piaciuta, insomma. Assolutamente, anche voi che hai preso un pezzo che chiaramente, cioè, per noi è storico, nel senso che molte persone si sono innamorate attraverso questo brano, cioè, quindi proprio ci tocchi dentro il cuore e in un momento dove che abbiamo vissuto tutti quanti, dove era necessario ed è necessario, bisogna ricordarlo, dire grazie. Quindi grazie a te per averlo fatto con I Like Chopin versione 2020. Noi siamo pronti ad ascoltarlo, io ti ringrazio tantissimo, ti auguro chiaramente, spero, buone vacanze e noi continuiamo questo ascolto qui sulle frequenze di Radio Gela Express e Radio Vittoria Express ascoltando I Like Chopin. Grazie a Buon Mazzolini, alla prossima! Ciao, grazie, ciao!